Italia parteciperà alla gara con i Waimax? Ovviamente sì. E sulla separazione della rete vogliono esserci delle sollecitazioni da parte del governo per un intervento veloce, già come dice il ministro, entro la fine dell'anno. Voi siete disponibili anche in mancanza di una legge a separare la rete? Ma guardi, intanto vorrei dire che a proposito della separazione della rete di accesso, si parla del cosiddetto ultimo miglio, no? Noi siamo convinti che in Italia non esistono quelle condizioni di eccezionalità che possano permettere un'imposizione della separazione funzionale della rete. Noi crediamo che il mercato italiano è già altamente competitivo. Per usare una frase dello stesso Presidente Calabrò, mi dice che il mercato italiano è tra i più importanti e competitivi, concorrenziali d'Europa. Vorrei ricordare che in Italia ci sono già 2,8 milioni di linee in unbundling, cioè gestite dai nostri concorrenti, e questo numero è secondo soltanto alla Germania, mentre è superiore di quelle che c'è in Francia. In Inghilterra addirittura ce n'è meno di 1 milione, noi ne abbiamo 2,8 milioni, in Inghilterra c'è stata la separazione funzionale già dal 2005. Quindi il nostro sistema è estremamente competitivo, aperto alla concorrenza, e lo dimostra il fatto delle linee in unbundling che le dicevo, lo dimostra il fatto che i prezzi sono in continua discesa, basta guardare l'Istat che dice che siamo uno dei pochissimi settori che contribuiscono all'inflazione negativa. Il nostro sistema è tale da garantire l'accesso a tutti. Già dal 2002 Telecom Italia aveva realizzato una struttura amministrativa interna per permettere che ci sia una parità di accesso alla rete sia dalla divisione commerciale di Telecom Italia che dei nostri concorrenti. Quindi noi non riteniamo affatto che ci siano condizioni che possano permettere un'imposizione della separazione funzionale di questa rete di accesso. Dall'altro lato, noi ci siamo sempre dichiarati aperti, e lo abbiamo fatto già da parecchi mesi, dal settembre dell'anno scorso, a un dialogo in cui si possa arrivare in modo autonomo, in modo volontario, ad altre organizzazioni, compresa l'eventuale separazione funzionale della rete, se cambia il contesto regolamentare. E vorrei ricordare che in Inghilterra la separazione della rete è stata fatta in modo autonomo, non imposto, che tra l'altro un'imposizione non è conforme alla presente normativa europea. Quindi, in discussione di cambiarla, ma per il momento no. Quindi cosa chiedete per separare la rete al governo? Ma noi non chiediamo niente, diciamo che l'autorità, non il governo, l'autorità deve vedere quali sono le condizioni normative, poi se queste condizioni regolamentari e normative cambiano e queste sono, diciamo così, compatibili con una separazione funzionale, siamo aperti a considerarlo, per carità. Vorrei anche ricordare un'altra cosa a proposito dell'imposizione, che l'amministratore del CEO, l'amministratore delegato di Open Reach in Inghilterra, in una recente intervista dichiarava proprio che se si fosse arrivato con un processo impositivo sarebbe stato un disastro, perché si creano incertezze normative che non facilitano gli investimenti, quindi si va contro gli interessi del paese. Quindi noi stiamo procedendo sempre in modo totale aperto verso la competitività, migliorando le condizioni per tutti gli stakeholders, quindi non solo gli shareholders ma anche gli stakeholders, il paese, e siamo concettualmente aperti a considerare altre soluzioni, compresa l'eventuale separazione funzionale, in un contesto regolatorio e normativo diverso da quello esistente che tenga conto di questa condizione. Senta, come vicepresidente di Confindustria. Ma alla luce di ciò, quindi è più inverosimile che possa avvenire entro l'anno, perché non sembra che ci siano le premesse per un cambiamento. Noi non vediamo le condizioni per un'imposizione. Nelle condizioni attuali della regola. Dal punto di vista dei tempi sembra che sia volontario. La rispetto non al è fatto il nostro che campo. Il ministro Gentiloni oggi dica che c'è questo stallo Telecom, diciamo, nocivo per il paese? Ma io credo che diciamo, le vicende che riguardano l'azionariato sono vicende che seguono il loro corso. Quello che posso dire certamente
che tutto il management della società è focalizzato e dedicato a fare il proprio lavoro e che siamo, come professionisti maturi, assolutamente focalizzati a creare valore per tutti gli stakeholders, per gli shareholders e per il sistema paese. Poi è quello che deve avvenire al campo degli azionisti, segue il loro campo, ma noi in Telecom Italia lavoriamo indipendentemente dalla conclusione della vicenda, che peraltro leggendo i giornali dovrebbe essere prossima. Ma che prevede la finanziaria per favorire gli investimenti etici è sufficiente? Ma giustamente stamattina è stato rilevato una certa divergenza. Ciò che prevede la finanziaria per gli investimenti in ricerca e sviluppo mi pare che sia onestamente, se viene approvata, perché ancora è in discussione, così com'è, sia soddisfacente, noi ne diamo atto. Per quanto riguarda invece l'innovazione digitale, l'ICT, francamente i commenti che sono stati fatti stamattina da alcuni interventi sono condivisi da noi, e cioè non sono affatto adeguati, quindi bisogna fare uno sforzo perché ci siano anche questi incentivi, vediamo se in questa finanziaria o in futuro, ma bisogna fare uno sforzo anche in quella direzione. Grazie, grazie, scusate.